Ciao ragazze, bentornate in un nuovo video e questo video è il video haul del tutti i campioncini, tutti i prodotti che ho preso al Cosmo, quindi che mi sono stati dati dalle aziende, che ho comprato con i miei soldini. Devo dire che io non ho comprato tantissimo perché volevo tenermi i restanti soldi per comprare altre cosine. Quindi io direi di partire subito con la serie di campioncini, creme che le aziende mi hanno inviato e direi di partire subito con un'azienda che sta spopolando in questo periodo, ovvero l'Equilibria, e mi ha omaggiato di questi campioncini qua. Il primo prodottino che vi voglio mostrare è un gel per le gambe al 20% aloe vera, e la crema che vi mostro è questa qua della Equilibria, questa qui, e serve per dare un sollievo e benessere alle gambe, quindi aiuta a migliorare la tonicità della pelle e dei capillari. Quindi ora io non so, cioè la userò sicuramente perché ho le gambe un pochettino affaticate perché sto camminando tantissimo in questo periodo e poi dopo la bellissima camminata che abbiamo fatto io e Nana al Cosmo Prof ci sta da Dio diciamo, un centro benessere per le gambe. E poi mi hanno omaggiato di un dentifricio triplazione sempre all'aloe, questo qua. Il gusto è alla menta, ragazze. Io amo i dentifrici alla menta, quelli alla fragola io anche da piccino l'ho sempre odiati perché non mi piacciono, non mi piace proprio il gusto. Io ho bisogno di avere di sentire più che altro l'alito fresco, quindi alla menta, al mentolo. Sono dei gusti che io sto amando alla follia ed è questo qua il campioncino. E poi ho mangiato di una salvietta monoduso che io e Rosa, tra l'altro, quando eravamo allo stand e stavamo parlando con la responsabile, eravamo così affascinate che speravamo che la signorina ci desse una salvietta struccante perché ne abbiamo sentito parlare bene ed è fatta così. E questa è al 20% aloe vera con olio di mandorla e glicerina. E sono tutti prodotti bio, cioè sono tutti prodotti naturali, non ci sono siliconi, non ci sono coloranti, non c'è niente, ragazze. Poi un'altra salvietta struccante, in questo caso Allergan, questa qua, che sta spopolando questa, diciamo, io credo che sia un ingrediente l'Argan, questo sì, un ingrediente, diciamo così. E sembra fantastico. Infatti, ho anche altri prodottini a base di argan e non vedo l'ora di provarli. Poi, sempre. E poi mi hanno omaggiato di un altro dentifricio. E questo riguarda Equilibria. Passiamo invece alla Mil Mil, che è sempre un'azienda insieme all'Equilibria, sempre alla Weleda e Lavera, che volevo tantissimo provare. E mi sono stati dati questi due campioncini qua. Il primo è un bagno doccia delicato idratante con aloe vera e bambù biologici ed ha un pH neutro, quindi ragazze io li sfrutterò sicuramente anche per il tatuaggio perché come sapete quando ci si fa un tatuaggio non si può usare quei saponi aggressivi, quelli molto profumati, quelli con il pH alto, invece questo è un pH fisiologico, quindi un pH neutro che va benissimo per le pelli sensibili. E poi lo shampoo invece è un purificante delicato con verbena e tè verde biologico ed è fatto così. Ora io devo essere sincera, i campioncini così li faccio proprio fuori, men che non si dica. Questa era la Mil Mil. Un'altra azienda che mi ha omaggiato è la Weleda. Allora, qui c'è una storia, nel senso che io ho mandato così tante mail a questo brand per collaborare. Però non mi hanno risposto, quindi vabbè, ho detto vabbè, lasciamo stare, magari al Cosmo Prof troverò lo stand e mi metterò lì, insomma, a chiacchierare e sentire un attimino. E mi sono stati dati questi tre campioncini qua. Allora, il primo è una crema fluida trattamento rigenerante al melograno, questa. La seconda invece è una crema, sempre in questo caso sì, un siero rassodante, sempre al melograno. E per finire una crema, o meglio, un olio rivitalizzante. E questo non mi dice a che profumazione è, per cui non la riesco a capire perché è scritto tutto in tedesco, io il tedesco non lo so, quindi scopriremo insieme quando la proverò che profumazione ha. E
Poi passiamo alla Vera che mi ha omaggiato di una crema per le mani, questa qua bio. Ora io spero che voi riuscite a vederla, questa qua. Ed è anche qui senza oli, senza parabeni, senza coloranti. Sto cercando di leggere un pochino il tedesco perché ci sono alcune paroline che si riescono anche a capirle. E poi mi sono stati dati questi campioncini qua. Il primo è una maschera alla magnolia, mi pare, ed è questa qua. E questa è una classica maschera, diciamo, purificante per la faccia, quindi dietro c'è scritto, tra l'altro c'è scritto anche in italiano, quindi ragazze, dice di applicare una o due volte a settimana e lasciare agire per 10-15 minuti e contiene 10 ml, quindi le applicazioni con questa vengono perfetti. E poi mi hanno dato una crema da notte antirughe, questa qua. Poi una crema da giorno rassodante con l'acido ialuronico, questa qui. Poi una crema illuminante per occhi. E infine una crema idratante antirughe, questa qua. Ero anche qui molto curiosa di provare i vari prodottini perché lo stand, ragazze, è bellissimo. Io ci siamo fermati, tra l'altro, era tra i primi stand, quindi ci siamo fermati subito e ci hanno chiesto anche di partecipare a un concorso, ovvero di farsi un selfie con un prodottino. Quindi speriamo di ognuna di noi spera di vincere. Quindi siamo invece a un'altra azienda che è la Leottina. Spero si pronunci così perché è una marca greca, quindi non so la pronuncia corretta. E sono queste maschere, questi campioncini qua. Allora, sono principalmente creme per la faccia, quindi abbiamo la All-in-One Eyes Contour Cream, che sarà una crema per il contorno occhi. Poi una crema Age Care Face. Scusate il mio inglese, ma io non lo so l'inglese. Poi, una 24 ore face cream for dry, questa. E poi una 24 ore face cream for oil, credo si pronunci così, questa. E infine 24 ore face cream for dry, ed è questa qua. E questa è la Leottina. Passiamo invece a un altro stand che ho fatto, che ragazze ci hanno bombardato di campioncini. E riguarda la Guam, che mi ha dato tutta questa roba qua, tra cui ve la mostro subito. Allora, un fango per la cellulite. Molto curiosa di provare questo fango qua perché non li ho mai provati e ho sentito pareri diversi, quindi voglio darvi una mia impressione. E qui contiene 75 ml, cioè bar trattino 100 grammi, quindi ragazzi è tantissimo. E poi mi hanno omaggiato di due maschere viso gel sfoglianti antirughe, queste qua. Poi un trattamento corpo snellente crema giorno, questa. Poi un trattamento corpo in crema senza risciacquo, quindi una crema che non serve l'uso dell'acqua. Un trattamento giorno per il corpo, questa. Un altro trattamento corpo, crema gel ai fanghi di Guam rassodante per la pelle contro la cellulite. E poi un altro trattamento corpo in crema senza risciacquo. Quindi mi hanno omaggiato di parecchi parecchi campioncini, io li ringrazio tantissimo. Un'altra azienda che mi ha gentilmente dato dei campioncini è l'azienda Lamande. Ho dato tutti i campioncini in questo sacchettino qua perché sono davvero tantissimi e non sto a mostrarveli tutti perché sono tantissimi, quindi faccio una selezione, ne prendo un pochettini a random e vediamo cosa riesco a prendere. Allora, il primo che vi faccio vedere è una crema viso per pelli normali con estratto di fiordaliso e olio di mandorle. E aiuta la pelle a essere elastica. Ed è questo qua. Poi c'è una crema idratante all'olio di mandorle dolci per il viso e il corpo.
Questo brand qua fa tutte creme a base di olio di mandorle, sto leggendo. Un shampoo doccia con estratto di coriandolo e geniferino per l'uomo, ma io credo che questo lo darò al mio ragazzo, così lo proverà e mi farà sapere. Poi una crema corpo aromatizzata, ho sbagliato, aromatica con estratto biologico di arancia, questa qua. Poi una crema mani ed unghie al burro di albicocca, questa mi ispira moltissimo ed è questa qua. Poi uno shampoo doccia delicato al giglio d'acqua, questo qua si mette a fuoco. Poi una crema viso per pelle miste con estratto di elicrisio e olio di mandorle dolci ed è questa qua. E poi una crema idratante per il corpo al neroli. E questa è bellissima perché mi piace molto il packaging molto scuro ed è fantastica. Poi un olio dermoemoliente alla borragine. Non so che pianta sia, ma la foto è questa qua. E per finire c'è una crema nutriente all'olio d'oliva con vitamine E, C e più acido ianuronico per la pelle morbida tonificata e va bene sia per il corpo che per il viso. E quindi questa è stata l'azienda, l'amante che ragazzi io e sacchettini ora li ho tutti smontati perché per girare il video ho dovuto tutto raggruppare qui sotto qua, quindi c'è un casino che voi non potete capire. E comunque il sacchettino era bellissimo, era viola con due bambini con una specie tipo di lavatoio se non sbaglio ed era fantastico, anche lo stand, quindi ringrazio l'azienda che mi ha gentilmente dato questo sacchettino qua pieno di campioncini, io non vedo l'ora di provare. Sono molto curiosa di provare il fango perché non l'ho mai provato. E ora passiamo alle cosine un pochino più full size e io direi di iniziare da un'azienda che mi incuriosiva tantissimo. Si chiama Nakomi e fa tutti i prodotti bio qui. Praticamente siamo stati più al reparto bio che alla cosmetica, unghie, eccetera. E i prodottini che vi vado a mostrare sono 5 prodottini, tra cui uno scrub corpo naturale alla rosa e a olio di argan. Questa, un burro corpo naturale con olio d'argan e burro di karité, due oli, il primo con olio di jojoba rigenerante e riduce la produzione di sebo, quindi aiuta anche a non formare i brufoletti. E questo sono molto curiosa di provarlo perché non ho mai provato degli oli sulla mia pelle. E l'altro invece è un olio di semi di canapa. Indian Cannabis, Indiana Cannabis, nome un po' ambiguo, e migliora l'aspetto della pelle ed è questo. E poi un prodottino che devo essere sincera, ho già provato perché ne avevo veramente bisogno perché come sapete è un po' problematica qui sul naso, qui e qui dove c'è le sopracciglia perché è sempre secca. Io ho provato il loro scrub, questo qui. Ed è fantastico. L'ho utilizzato una volta e basta e è diventato il mio scrub preferito. Quindi questo ve lo consiglio già da subito perché mi piace tantissimo. E sa di proprio di mirtillo ed è favoloso. E quindi la Nakomi mi ha omaggiato di questi prodottini qua. Passiamo invece a un altro stand che io e Nana ci siamo fermate, che aveva delle decorazioni un po' particolari, nel senso c'erano tipo dei manichini, tutti con dei corsetti fatti con i fiori, fatti con le foglie, ed è fantastico. E si chiama Le Crèmerie, spero, io credo si pronunci così perché mi sa che è mezzo francese, cioè dice di essere italiano però la Crèmerie, in italiano sarebbe la Crèmerie, però la Crèmerie la chiamo io, e mi ha omaggiato di una crema viso tribale Hamamon. Spero, ragazzi, io non so pronunciare. Comunque, è una crema fatta in questa maniera. E questa va applicata dopo aver pulito la faccia, quindi dopo essersi struccati e levato proprio tutto, 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 tutto. E poi mi hanno omaggiato di premente questo barattolino qua, che è favoloso, ragazzi, è favoloso. E questa è una crema corpo al cocco, papaya e mandorla energizzante, quindi aiuta a tenersi un po' in forma la pelle. E ragazzi, la profumazione sta proprio di cocco. La papaya non si sente più di tanto, ma il cocco
è qualcosa di favoloso. C'era anche una crema che mi sa che ha preso Rosa, mi sa, però non ne sono sicura. Fammelo sapere, Rosa, se ti hanno dato a te la crema al cioccolato. C'era, era al cioccolato, ragazze. C'era pure il cucchiaino per provarla sulla pelle. E ragazze, cioè, se era lì, eravamo così, cioè, ci stavamo proprio sciogliendo su questa prelibatezza di crema. Se non fosse una crema, ce l'avremmo mangiata. Un'altra azienda che mi ha gentilmente dato dei campioncini è l'azienda Lamande. E poi passiamo a un altro stand che si chiama Active Long e mi ha omaggiato di questi due prodotti per i capelli. Il primo è un siero lisciante, credo si dica così, termoprotettore all'argana alla cheratina, ed è fatto così. Ora, io i sieri sui miei capelli non li ho mai provati, ho provato delle maschere, ma i sieri non li ho mai provati, quindi sono molto curiosa di testarli. E poi mi hanno omaggiato di una crema, di una maschera spray, no rinse, quindi credo senza risciacquo, ed è questa qua. Ed è questa qui. Poi, sempre in tema capelli, sono andata a ritirare un pacchettino perché un'azienda mi ha mandato un suo invito a visitare il suo stand, a fare delle foto con loro, a parlare con loro, e è la Lona Schiherter. Schiherter, io non lo so pronunciare, comunque è questa qua. E mi ha omaggiato di un prodotto che è un siero per i capelli e questo contiene 250 ml. Ragazzi, io pensavo che al Cosmoprof mi davano i campioncini, quindi campioncini proprio così, proprio monoduso. Invece no, ragazze, questi sono stati gli unici prodottini proprio full size, quindi dimensioni reali, e sono curiosissima di provarlo. Ora è scritto tutto in turco, se non sbaglio, e in inglese, quindi potete capire il mio inglese. Ora non sto a tradurre perché non voglio tirare degli stonfoni, però comunque dice di lavare i capelli e applicare sulle mani questo siero e massaggiare sui capelli, se ho capito bene. E poi mi hanno dato due campioncini. Un campioncino di un olio per il corpo, questo qua. E poi due campioncini fatti in questa maniera. Il primo è un diciamo olio, una crema per gli occhi, il gel contorno occhi, questa. E la seconda è un beauty cream da un giorno, quindi una crema da tutti i giorni. E poi, come ultimo prodottino, mi hanno dato questo balsamo qua, che la profumazione è molto particolare. Sa quasi di menta, però qualcosa di naturale. È molto fresco come prodotto, quindi mi piace tantissimo. E poi sono stata da Nashi Argan, che anche lì avevo l'invito. Sì, due questo sacchettino e questo prodottino qua, e sono prodottini per i capelli perché si occupa principalmente, se non sbaglio, di prodotti per i capelli. Correggetemi se sbaglio. E i primi due sono degli shampoo, trattamento di bellezza per tutti i tipi di capelli. Il primo, questo qua, quello nella fialetto scuro, e invece il secondo, sì, è un. Ora io non so la differenza, sì, dovrebbe essere tipo un balsamo il secondo, ed è questo, quasi sembra caramello o miele, quindi è molto buono. E poi nel sacchettino c'è anche come ultimo prodottino un olio fatto in questa maniera qui. E poi come ultimo prodottino c'è un trattamento di bellezza per tutti i tipi di capelli, maschera istantanea per i capelli per dargli un po' di lucentezza. E poi sono stata anche da L'Oréal Natu, che questo è un brand francese, e mi ha omaggiato di questo campioncino qua di shampoo, che è uno shampoo della loro nuova linea, quindi mi hanno dato proprio l'ultimo, e vogliono sapere infatti come mi troverò per dei prodotti che hanno lanciato, e vogliono sapere insomma il risultato. Comunque la profumazione sa proprio di miele, di argan, mi piace tantissimo. Poi sono stata da Fashion TV Paris e mi hanno dato questa scatolina qua
dove all'interno contiene dei burri per le ginocchia e i piedi. Allora, la prima, che è questa qua, è un burro per i piedi, e invece qua è un burro per le ginocchia. È un burro molto molto pastoso, si sente, quindi lo sto testando sulle mie mani, molto pastoso, e la profumazione sono differenti. Una è più tendente a un profumo tipo un profumo anche da uomo, e l'altra è molto più delicata e molto molto buona. Quindi sono curiosa anche qui di provare questi prodottini qua. Tra l'altro lo stand era un po' inquietante perché c'era tipo una donnina diciamo, in costume, diciamo così, con le ali tutta mezza nuda, e le persone, insomma, i maschi erano fissi lì, quindi mi sono detta, se portavo il mio ragazzo io ce lo lasciavo lì e lo ritrovavo lì per forza. E poi sono stata da BB Cream Italia e mi hanno omaggiato di questa matita qua. È una matita nera e devo dire che non scrive più di tanto, però dato che sono a fine della mia matita della Long Lasting, ho detto proviamo anche questa. E poi, sempre nello stesso stand, ho comprato la Puro Bio della La Cipria, che ragazzi, ho sentito parlare veramente bene. È un prodotto anche qui biologico, senza essere testato sugli animali, e nickel test, quindi non è a base nickel, perché io sono allergica al nickel, come sempre, no? Ed è vegana. Quindi sono molto curiosa di provarla e l'ho presa nella colorazione 01. Poi sono stata da Evergarder, spero si pronunci così, e mi ha omaggiato di una matita, questa, che è un color carne, diciamo marrone color carne, ed è favolosa. E questa voglio abbinarla a uno dei rossetti che adesso vi mostro. Quindi sono stata da NYX, ragazze. Io non ho NYX a Firenze, ci rodo veramente, proprio rodo, perché potrei andare benissimo a Milano, però Firenze-Milano dalla mattina alla sera per me è una stracanata. L'ho fatto una volta e ho provato, cioè, ma mi sono svegliata anche abbastanza presto, ho preso il treno dalle 7, sono tornata alle 6 a Firenze perché non ne potevo più. E quindi, dato che c'era lo stand, ho detto perché non comprare due prodottini, proprio ho preso due prodottini e sono questi qua. Allora, il primo è un rossetto burro, diciamo, burro cacao, solamente colorato nella colorazione Cycle, e il colore è un marrone nude. Ora io cercherò di swatcharvelo il più possibile per far vedere il colore, ma è un colore stupendo, molto molto non è matte ma è opaco, quindi ed è favoloso. E poi, chicca della chicca, ho preso il soft matte nella colorazione Zurich. Questo qua, e questo è una tinta per labbra matte, quindi diventa mattissima, le chiamo io. E questa l'ho già provata e mi piace da morire. Infatti, perché non ho comprato altre tinte io lì? Non lo so, perché veramente proprio ci sto rodendo. Ed è questa qua. Sembra arancione, ma in realtà è un rosa molto molto nude. E poi, come ultimo prodottino, sono stata da Clarissa Nail a ritirare questo gel qua per la ricostruzione per le unghie. Ora io non credo nemmeno di utilizzarlo più di tanto perché non ho la lampada, quindi magari lo metterò in palio per un futuro giveaway, perché ci sto pensando, ragazzi. Ho un po' di cosine, ho già comprato co alcune cosine per voi, quindi ci sto pensando ad aprire un giveaway, e comunque vi farò sapere più avanti. Quindi, ragazze, questi sono stati tutti i miei acquisti barra omaggi dalle aziende. Io volevo ringraziare tutte le aziende che mi hanno omaggiato di questi campioncini, dei loro prodotti, perché per me, ragazze, vale tantissimo. Io ero arrivata lì al Cosmo, proprio dicevo, tanto raccatterò sì in croce 20 campioncini e basta. Ho, diciamo, ho riempito tutto il divano, praticamente il mio divano è gigantesco, tutto di prodotti, quindi ragazze, è tanta roba. Non voglio vantarmi perché non sono il tipo, però volevo rendervi partecipi di quanta roba mi hanno inviato. Quindi io ringrazio di nuovo tutte le aziende che
hanno pensato a me e volevo ringraziare anche Nanà, Miki, Rosa, Vale e Lacri che sono state con me al Cosmoprof, quindi mi hanno tenuto compagnia, abbiamo fatto tutti i giri del mondo, abbiamo visto tutti gli stand che volevamo bene o male, quindi è stata una giornata bellissima e finalmente lì al Cosmoprof ho conosciuto Antonio, la Loretta e Katy Candy, che sono troppo felice ragazzi, è stata un'emozione bellissima, ma la chicca della chicca è che ho incontrato finalmente Nana, la mia sister, cui mando un bacione, ciao sister, che ragazzi è da giugno che noi cerchiamo di incontrarci in un posto, però tra il lavoro, tra gli impegni vari non ci siamo mai proprio messe per bene a decidere un giorno, quindi perché non ci vediamo al Cosmoprof, che è la scelta migliore. Quindi è stata un'emozione bellissima vederla di persona. Quindi anche in stazione ci siamo messe a sbraitare, a urlare, perché eravamo troppo felici di vederci. Mi sono messa anche a piangere. E niente, sono stata benissimo. Tra l'altro mi ha fatto un regalino che adesso è in camera. Mi ha fatto un washi con i disegni del sushi ed è fantastico perché sa che mi piace il sushi. Io spero veramente che noi ci rivedremo molto presto perché sono stata davvero molto bene. Cioè, parlare con te, camminare anche con te per me, cioè, è la cosa più bella del mondo. Quindi spero che queste parole ti entreranno nel cuore e ti rimarranno per sempre perché sei una persona importante per me, veramente. Quindi io mando un bacione di nuovo anche a lei. Ciao Nana. E volevo mandare un grossissimo bacio anche alle altre mie amiche che hanno condiviso con me la giornata. E un bacione grande va anche a voi che adesso ragazzi siamo quasi arrivati agli 800 iscritti per me ragazze, vuol dire tantissimo, quindi vi ringrazio che mi state sostenendo in questo periodo che non è un periodo dei migliori per me perché ho un po' di problemini tra salute familiare eccetera eccetera, quindi ma con l'aiuto vostro riesco a superare bene o male tutto. Io vi mando un bacione, se vi è piaciuto lasciate i pollici in su, condividete questo video con tutti quelli che volete e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze. Ciao ragazze, nuovo video. Allora, siamo qui con Antonio. Cioè, non so se si vede. Ma primi giri abbiamo fatti, cioè sono il dovere di fare una recensione. Allora partiamo direttamente dal primo sito. Cioè, aspettate perché non sono attuata abbastanza.